non sono io. Sì, va bene. Sì, dai, basta smancerie. Ascoltami bene, devo chiederti il solito favore. Sì, lo so che sei sempre contento di farmi un favore. Sì, va bene. E basta! Cos'è questo rumore? Scodinzoli? Allora, questo favore. Sì, lo so, è un onore per te. Hai zitto! Sì, lo so, sono la migliore di tutte. Ah, allora, questo favore. Ascolta, ho qui una lista di nomi, di rompiballe, che vogliono fare la televisione. Attori. No, attori no, sono amici, amici di amici, amanti, rompiballe. Allora, segnati questi nomi. Repetti Gianfranco e Fabri Federico vogliono fare i carabinieri in una fiction. Come, quale fiction? E quante fiction sui carabinieri ci sono? 10? 20? E a me ne basta una! Appuntati o marescialli? Ma non lo so, sono gli amici di un ministro che mi deve dare dei finanziamenti. Se va bene una fiction sulla guardia di finanza? Non so, sì, credo di sì. Ecco, un finanziere e un pompiere. Hai solo una parte per un centurione? E vabbè, dai, tanto sempre un soldato. Poi, Saverini Samuele, questo c'ha il curriculum. Guardia del corpo, bodybuilding, concorso di poesie per culturisti. Oh, primo premio. Nome d'arte? Rambo. Ecco, questo vuole fare? Cos'è che vuole fare questo? Vuole fare il tronista. E che cazzo è il tronista? Ah, un obiettivo difficile. Hai migliaia di richieste. Oh, la mia non è una richiesta qualsiasi. Poi, Lupi Giuseppe vorrebbe fare le previsioni del tempo. Ma no, non è un meteorologo. Però si presenta bene. Faceva la porta da Cartier, in divisa. E poi c'è, Benito Balestri. Per questo qualsiasi parte va bene, basta che non deve parlare perché è balbuziente. Ah, ecco, segno bene questo. Mazzaferri Gesuino, lo raccomanda il Vaticano. E vuole fare qualcosa su Padre Pio. Ti leggo da curriculum. 60 anni, barba bianca. Oh, senti, fagli fare la parte di un prete qualsiasi, arrangiati. E per finire, Gino Giarretta, che vuole fare la velina. Beh, senti, io te lo mando, poi inventati qualcosa, arrangiati, fatti i tuoi, sì. Sì, sì, certo. Sì, sono una donna speciale. Oh, ma guarda che anche i miei problemi, sai? Gli operai. Un incubo. 3.000 ne ho. Tutti a libro paga. E loro? Sempre scontenti. Sempre acidi. Sempre pronti ad accusarti. Le morti sul lavoro, per esempio. 9 in un anno, ma non sono mica 1.000. Cadono dalle impalcature. Sono loro che vogliono salire lassù. Se fossero degli impiegati, cadrebbero dalle scrivanie. E poi l'ambiente malsano, i prodotti tossici. Oh, ma la mia è una fabbrica, mica un beauty center. E morale, mi hanno mandato gli ispettori. È la televisione. Tutti a cercare l'operaio morto. Il corpo sotto il telone. Sembrava ci godessero. Hai capito in che mondo viviamo? Vabbè, dai, ti saluto. Ciao, baci. Cosa? No, guarda, non ti perdi niente. Questa festa è una noia mortale.